Verbania, una terra di sportivi, una terra di grandi campioni anche, un territorio che si presta a diversi sport. Non è così, Silvia? Il paesaggio e anche la conformazione urbana del Lago Maggiore di Verbania, che è diviso in molte località, si presta agli sport all'aperto. Quindi tra lago, monti, in mezzo alla collina, tanti itinerari a piedi, di corsa e in bicicletta. Direi che negli ultimi anni c'è stata una fortissima crescita degli amatori che decidono di andare su strada e quindi nel tempo libero mirano anche un po' alla propria salute. Per questo poi diventa necessario mettere in sicurezza le strade il più possibile, e problemi viabilistici sono anche cresciuti, ma è un problema che molto volentieri si affronta. Oggi tra l'altro ci troviamo qui all'esterno del Teatro Maggiore di Verbania, un teatro di recente costruzione che in questo momento sta ospitando, per evidenti ragioni, il centro vaccinale dell'ASL. Oggi parliamo di ciclismo naturalmente, e lo facciamo con uno dei campioni italiani, dei campioni del nostro ciclismo al quale sono più affezionato. È un grande amico, ha avuto una carriera brillantissima e mi fa davvero piacere che oggi abbia voluto essere qui con noi. Gianni Bugno non ha bisogno di presentazioni, è stato un campione che ha fatto davvero sognare tanti 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 appassionati di ciclismo. Grazie Gianni e benvenuto a Verbania, anche se virtualmente per ora. Per ora sono con voi virtualmente, grazie dell'invito. Verbania è una città che conosco bene, una città molto bella, una città che si affaccia sul lago, è una cittadina che permette di andare in bicicletta, permette di fare percorsi diversi, quindi ci ho girato parecchio anch'io in bicicletta, quindi posso dire che è un'ottima zona. Parliamo con Gianni Bugno e parliamo con un signore che, oltre ad aver vinto due mondiali di fila, è uno dei tre, se non sbaglio, poi correggimi se sbaglio Gianni, uno dei tre che sono riusciti a vincere un Giro d'Italia tenendo la maglia rosa dal primo all'ultimo giorno. Siete tu, Merckx e forse Girardengo, Gianni. Sì, sì, dicono così, la storia dice così, però vabbè. Sì, diciamo che è stato una bella impresa, una bella soddisfazione, diciamo che ho avuto la fortuna di prendere questa maglia all'inizio del giro, poi con la voglia di tenerla l'ho tenuta fino alla fine, le prime due settimane perché mi piaceva la maglia rosa, e poi l'ultima settimana, quando ho capito che la maglia rosa si poteva vincere, sono andato dritto per la mia strada per cercare di vincere questa maglia rosa, e quindi sono riuscito a tenere questa maglia rosa in un modo o in un altro in tre settimane. Senti Gianni, ma tanti appassionati di ciclismo che seguono, che hanno seguito la tua carriera e seguono adesso per degli altri professionisti, si chiedono: ma com'è la vita di un corridore al Giro d'Italia? Cosa succede? Come vive un corridore mentre è dentro nel Giro d'Italia, mentre sta facendo le tre settimane di gara? Penso alla corsa, cioè, è la tua vita, quindi la mattina ti alzi, fai colazione, dopo fai la riunione con i compagni di squadra per la tappa, poi con i compagni, col pullman, con le macchine, vai alla partenza, alla partenza trovi tutti i tuoi avversari, che poi è praticamente il gruppo, parti col gruppo, fai la corsa, soffri, gioisci, cadi, fai di tutto. Finita la tappa, diciamo quasi è finita la giornata, e ti godi quegli attimi di riposo che vanno dalla fine della corsa alla mattina dopo, quindi hai tempo di infoncillarti, fare i massaggi, guardare un po' la televisione, parlare con i tuoi parenti finché ti addormenti, e poi la mattina ricomincia la nuova tappa. E tutti i giorni così, e tutti i giorni alla stessa maniera, è sempre un giorno sei stanco, un giorno sei meno stanco, e varia da giorno a giorno. Un giorno poi magari piove, un giorno magari è bello, però è bello da andare in bicicletta, c'è sempre.
Ecco, tra l'altro, Silvia, tu sai che Gianni è molto impegnato nella sicurezza nel ciclismo. Io ricordo ancora quando io presentai il disegno di legge salva ciclisti, Gianni fu con me a Roma, alla Camera dei Deputati, a presentare quel disegno di legge. Quindi anche una particolare attenzione di Gianni verso la sicurezza dei ciclisti, ma non solo dei professionisti, parlo dei ciclisti sulla strada di tutti i giorni. Ma io osservavo e ripensavo, insomma, gli anni 90, per chi ha dai 35-40 anni in su, Bugno è stato un esempio anche di umiltà e serietà, insomma, in poche parole ha descritto la disciplina, la pazienza che ci vogliono per affrontare le sfide sportive ai massimi livelli. E immagino che questa tenacia e questo atteggiamento di fondo poi lo abbia condotto anche in altri ambiti legati alla sicurezza degli amatori, di chi insomma affronta con spirito molto di benessere personale il fatto di andare in bicicletta. Quindi questa è una battaglia importante e anche sentita, a volte sottovalutata, perché non dimentichiamoci che in alcune occasioni i cittadini in macchina fanno molto fatica ad accettare quella bella immagine di ragazzi in gruppo che pedalano, anzi ritenendolo un ostacolo a chissà quale corsa contro il tempo che ognuno di noi debba fare in auto. Per cui tutti i dispositivi che mettono in sicurezza i ciclisti, oltre naturalmente alle infrastrutture come le piste ciclopedonali, a Verbania ma anche in altre zone d'Italia, sono benvenuti. Ecco, guarda, tu dicevi Gianni è un simbolo di umiltà. Gianni è un grandissimo campione, è stato un grandissimo campione nel ciclismo, ma lo è soprattutto nella vita di tutti i giorni. Io ricordo un aneddoto, magari lui non se lo ricorderà neanche. Una volta ho trovato una frase che aveva detto Gianni, molto bella a proposito del ciclismo. Io mi ricordo che gliel'ho mandata su WhatsApp dicendogli: Gianni, bellissima. E lui mi risponde sorridendo una cosa del tipo: ah, ma l'ho detta io. Quindi Gianni è proprio così, è molto genuino, è una persona molto seria, a me piace molto, io sono molto legato a lui. Gianni, si parlava, come dicevi tu prima, Verbania è una città dove si può andare in bicicletta, dove si può fare del cicloturismo. Però, come dicevamo prima, cicloturismo sì, ma bisogna fare molta attenzione perché ci sono delle insidie sulla strada e tu sei molto sensibile a questo problema della sicurezza. Allora, guardando il codice della strada, la bicicletta è un veicolo, quindi come tale andrebbe targato, dovrebbe avere un'assicurazione, però dovrebbe avere anche il suo spazio sulla strada normale. Non ci vuole un ciclopedonale per ghettizzare una bicicletta, anche perché la bicicletta su una ciclopedonale su cui non è obbligato andare una bicicletta è un pericolo per i pedoni, per la gente che ci va normalmente a passeggiare o per i bambini che magari vanno giusto lì per fare un giretto ed essere tranquilli e lasciare tranquilli i genitori. La bicicletta è un veicolo che va a 25-30 all'ora, ci sono adesso biciclette assistite che vanno al massimo 25 km all'ora, sono biciclette che pesano dai 15 ai 20 kg, quindi è un bel macigno che se va contro una persona può creare dei problemi sia al ciclista che alla persona investita. Quindi io non sono tanto per il ciclo pedonale quanto per rispetto alla bicicletta da parte degli automobilisti. La bicicletta dovrebbe avere una separazione da parte degli automobilisti di un metro e mezzo ogni volta che un ciclista viene superato, e questo non succede mai. So che dopo mi viene reclamato il fatto che i corridori sono indisciplinati, vanno in gruppi di 10, 15, 20, tutto quanto. Questo è vero, ma tante volte lo fanno anche per sentirsi più sicuri, e quando un automobilista vede un gruppo di ciclisti di quelle dimensioni è sicuro che si ferma. Altrimenti è capace di, se vede un corridore singolo, capace di passare, spingerlo giù e farlo cadere. Un corridore da solo, 10 corridori in fila indiana creano sicuramente molto più spazio che magari 10 corridori accoppiati, quindi il tempo di sorpasso sarebbe anche inferiore e fatto in spazi apposta.
appositi, quindi ci vorrebbe maggiore educazione sia da parte dei ciclisti che da parte degli automobilisti, e soprattutto ci vorrebbe da parte delle forze da parte del governo che la bicicletta venga riconosciuta come mezzo di trasporto e non come mezzo di fastidio. Io vedo tante volte quando si fanno le strade, quelle non principali, che ci sono tanti trattori che circolano liberamente, le macchine si mettono dietro tranquillamente, non vedono nessuno suonare, aspettano tutti tranquillamente il posto per superare. Quindi non capisco dove vogliono andare tutte queste macchine quando vedono un ciclista. Sono d'accordo con te, Gianni. Ci siamo già confrontati su questi argomenti più di una volta e sai come la penso. Sì, ma io... te guarda anche adesso, se tu vai sulla strada, vedrai che sulla strada ogni macchina un automobilista, cioè, è assurdo, cioè, una macchina con una persona a bordo occupa una corsia, una bicicletta con una persona a bordo non occupa una corsia, e magari certo. Ci sono delle persone che utilizzano la macchina per fare 3 km quando potrebbe andare benissimo in bicicletta, non si inquinerebbe, non veniamoci a inventare la macchina elettrica che non inquina, perché per far andare la macchina elettrica bisogna limitare le batterie, bisogna poi buttare via le batterie e trovare anche modo di trovare le discariche, perché sono altamente inquinanti, per smaltirle, e bisogna produrre energia per caricarle. Per caricare una batteria ci vuole una centrale elettrica, vanno a petrolio o vanno a gas, quindi si inquina lo stesso. Io non ho ancora capito qual è la soluzione, non è che hanno trovato la soluzione del problema. La bicicletta è un mezzo che non inquina, che fa fare attività fisica a chi la utilizza e permette di andare da A a B senza naturalmente inquinare, occupando un decimo di quello che occuperebbe una macchina che porta in giro una persona. Un decimo di strada. Assolutamente sì, Gianni. Se poi quelli che usano la bicicletta per spostarsi hanno il tuo motore, diventano campioni del mondo due volte, un Giro d'Italia, una Milano-Sanremo e tante altre gare, perché ho stampato il tuo palmarès, Gianni, non riesco a leggerlo tutto, lo leggo a dispense magari, pian piano, perché hai vinto veramente tanto nella tua vita. Prima abbiamo parlato con un grande amico che è Cordiano Dagnoni, presidente della federazione, e ha accettato l'invito del sindaco di Verbania, di Silvia, a venire qui a Verbania. Io credo che il sindaco voglia rivolgere lo stesso invito a te, a venire qui a fare un giretto in bicicletta, a vedere le bellezze del nostro territorio, che già conosci perché sei stato nel 2016 una sera, ti ricordi, che hai fatto il contratto italiano ai professionisti. Quindi io lascerei la parola a Silvia. Io ti ringrazio Gianni per essere stato con noi, per averci dedicato un pochino del tuo tempo. È poco tempo, ma per noi era molto importante avere un personaggio, uno sportivo, un atleta, un campione come te. Grazie Gianni, io lascerei chiudere a Silvia questo incontro. No, nel ringraziare Gianni Bugno delle sue parole, mi permetto di considerare come noi stiamo cercando di investire molto nelle piste ciclopedonali, ma in senso turistico, cioè come occasione di svago per i turisti, e i percorsi sono talmente affascinanti dal punto di vista del paesaggio che sono una forma anche di attrattività e di ospitalità. Noi stiamo completando la pista ciclopedonale sul lago con due spiagge, e quindi cercheremo il prossimo anno di concorrere per la bandiera blu per la città di Verbania. Ci farebbe enormemente piacere, sarebbe anche un onore poter avere Gianni Bugno a inaugurare tra un paio di mesi, quando sarà tutto pronto e predisposto, la pista ciclopedonale del lago, che ha come obiettivo, fuori dal comune di Verbania, arrivare anche in Svizzera. Quindi diciamo anche che a Verbania molte persone si spostano a piedi e in bicicletta, cioè rispetto ad altri centri da noi la gente va i 3-4 km li fa in bici. Siamo usciti con un bando per in 7 luoghi della città mettere le bici assistite o comunque a noleggio, un po' come avviene con i monopattini, e quindi immaginiamo da quest'estate di poter avere più punti in città per favorire una forma di mobilità che non sia solo quella dell'auto. Certo, e sicuramente il successo maggiore sarebbe quello di poter permettere ai bambini di andare in bicicletta a scuola, e quello sarebbe un grande traguardo, perché vorrebbe dire
dare la sicurezza ai genitori di poter lasciare andare i propri figli in bicicletta senza incorrere in pericoli stradali a cui tutti noi abbiamo paura, evitando agli stessi genitori di dover portare i bambini a scuola con la macchina, quindi inquinando, facendo traffico e tutto quanto. Quindi quello sarebbe un altro ottimo risultato, e quindi già educare i bambini ad andare in bicicletta da soli, a capire cos'è l'educazione stradale. Grazie Gianni, allora noi ti aspettiamo, alla prossima, ti aspettiamo a Verbania. Ciao Gianni, grazie, grazie ancora. Ciao. Grazie, ciao. 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 Ciao.